Ciao a tutti e bentornati qui sulla Coronella. Allora, ho fatto il primo giro per tutti gli alberi e ho iniziato il secondo, così che finalmente qui abbiamo finito, o per meglio dire, sto finendo di arare le mie mandorle. Nel frattempo ho finito di seminare anche il campo 35 dove c'era l'erba. Secondo me siamo negli ultimi giri e adesso andiamo a seminare qualche altro campo d'erba, così vedo se posso sfruttarlo, visto che sono vuoti, in modo che almeno ci faccio un po' d'erba sopra, no? Non lo tengo vuoto tutto il periodo prima di arrivare di nuovo a... Quando è? Febbraio, marzo, no? Una cosa del genere per seminarli di nuovo. Almeno vediamo se riusciamo a tirar fuori un raccolto d'erba che non sarebbe malaccio. Io ho l'ultime 3-4 file di alberi qui da arare. Adesso li facciamo insieme e dopo andremo a dare finalmente il rame a queste piante qua, che anche questo è la prima volta che lo facciamo. Voglio vedere dopo, però prima voglio vedere come risulta il rame, perché da qualche parte dovrebbe risultare questo rame. Non ricordo, potevo prendere anche il cingolato, a pensarci, però il cingolato non so quando, prima che non mi ricordo quanto mi costava. E poi col discorso che quello va a metano lì, come cacchio è, ogni volta è un casino per rifornirlo dopo. Cioè il campo è proprio quei 20 centimetri vicino all'albero, altrimenti l'altro non risulta campo. Vabbè. Ultime due file, secondo me, sì, dai. Alla fine non è che ci è voluto tantissimo, perché comunque il trattore va abbastanza veloce e poi non è che è grandissimo il campo da perderci chissà quanto tempo. Ci è voluto più a raccoglierle che a lavorarle adesso così. Una, due, tre, quattro. Guardare un'altra parte, è normale che vai a sbattere contro un albero. Ho queste e altri 4. 2 minuti e abbiamo finito. Così che almeno questi sono pronti e per la prossima, diciamo che la prossima stagione, questi possiamo andarli a raccogliere tranquillamente. Vero che non è che chissà quanto resa hanno, però quel po' di resa che c'è, vediamo di poterla aumentare facendo un po' i lavori. Allora, voi che ci lavorate, ditemi voi come fate voi a lavorare i campi in questo modo, magari avete uno spunto in più di quello che ho io. Perché io è la prima volta che gioco sulla coronella, ed è la prima volta che ho, diciamo, che questo tipo di piante qua. Perché anche sulle altre mappe, lì dove c'ho, sulla Oblerong c'ho l'uva, ma quella va lavorata in modo diverso. Questa qui adesso è una cosa un po' diversa rispetto a quello. Vediamo, così va bene, dai.
Ok. Ma questo mi sembra che l'abbia già fatto, fammi vedere. Oh, l'ultima fila, benissimo. Beh, cosa ci abbiamo messo? 4 minuti, dai. 4 minuti, 4, 5. Adesso non è che ho messo l'orologio preciso, ma secondo me più di quelli non ci abbiamo messo. Ok, andiamo a prendere. Ma il mio aiutante lì com'è? Ah, gli ultimi giri, benissimo. Ok, tu qua non fai niente, tu neanche. Te ti lascio per ora lì che non mi serve. Andiamo a. Alza. Ok, andiamo a prenderci il coso per il rame. Aspetta, eh. Allora, vediamo se. Qua mandorle non mi dice niente. Precision farming funziona qui? No, non l'ho scannerizzato. Non saprei neanche perché poi qua mi dà solo fertilizzante e calce, non è che mi dà. Ma sapete cosa vi dico? Tanto io la botte ce l'ho. Un recipiente di rame dovrei averlo. Adesso lo vado a prendere e ci provo. Via, via, via! Whoop. Ok. Io mi chiedo ancora che marca, da dove venga questo trattore qua. Come si chiamava? Boh, non mi ricordo più. Avevo detto che ci dovevo guardare per vedere che marca fosse o da dove venisse più che altro. Invece mi sono dimenticato. Ok, lavaggio ruote. Benissimo. Allora, questo è vero che è a noleggio, però adesso lo metto qui e dopo, prima di passare la notte, lo restituisco. Prendiamo questo. Adesso dobbiamo prendere. La di blu. Qua la di blu. Il solfato di rame, benissimo. Solo questo? Pensavo ce ne fosse di più. Bah, adesso vediamo. Allora, andiamo di nuovo lì. Scorciatoia. Anche perché questo attrezzo non è che ne consuma tantissimo. Vediamo un po'. Aspetta, devo andare di qua. Solfato di rame. Secondo me però non abbiamo bisogno. Non lo so. Secondo me me lo chiederanno poi anche le piante, no? Se passo così in mezzo ce la facciamo? Penso proprio di sì. Però secondo me me lo dovrebbero chiedere loro. Dovrebbe venire fuori scritto qualcosa.
Allora, di qua. Stacchiamo, risparmiamo un po'. Comunque, se ha bisogno o non ha bisogno, noi gliel'abbiamo dato. Poi vediamo un po'. Ah, quello ha finito, quasi quasi lo vado a mettere su un altro campo. Ok. Allora, salvo. Allora, questo va salvato perché mettiamo il caso che mi posso servire di nuovo. Courseplay 35, ce l'ho, campo 35 qui, presa, no, salva percorso qui. E facciamo semina 6 metri. Allora, andiamo a fare, visto che è qua vicino, possiamo andare a fare benissimo il campo 36 che ce l'ho qui a portata di mano. Ho comprato un po' di fertilizzante e un po' di semi, perché... No, 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 no! Wow! Guardate qua! Un centimetro, per fortuna che il tipo ha freni buoni. Che altrimenti dovevamo pagarlo per nuovo, perché la colpa era nostra in questo caso. Allora, carichiamo un po' di semi, via. Riempiamo. Dammi anche questo. Ok, allora. Fertilizzante. Così che non c'è bisogno che torno indietro, almeno un altro po'. Oh, pieno fatto. Allora, il 36 ce l'ho qua. Io spero, almeno, fammi vedere, dovrei farcela. Allora, noi dovremmo andare a seminare... Avena no, non mi interessa. I girasoli mi potrebbero interessare, però lascio lo spazio vuoto da un'altra parte. Semi di soia, la colza mi interessa, ma qui c'è tempo. L'unica cosa che mi interessa sono i girasoli, ma di sicuro non li metterò sull'altro campo. No, no, posso fare benissimo due bei campi d'erba, anche tre, così che almeno tiriamo dentro un po' di soldi con l'insilato, faremo le balle, faremo qualcosa. Una di queste volte qua devo organizzarmi con una bella cosa di mais. Allora, di sicuro non da qui. Iniziamo o finiamo qua. Se ti metti in automatico, cosa mi produci di bello? Sempre lo stesso? Il lato più lungo? Sempre questo. Manuale? Aspetta, voglio vedere il campo come è messo, perché così gli diamo il coso un po' più facile. Salite e discese. Beh, direi che così va bene. Però sai cosa vi dico? Che gliene diamo 4 di giri. Che gliene diamo 4 di giri. Così. Nella speranza che... Ah no, aspetta. Devi finire comunque sempre qua, ciccio. Ok. Vediamo se con 4 non mi dà...
Cioè, mi dà di nuovo gli errori che va a sbattere dappertutto. Spero di no. Allora, mettiamo direttamente al punto qui dove dovrebbe partire. Ok, no, speriamo che i miei piani riescano. Allora, qua come siamo messi? Comunque non me lo chiede, io ho sempre il dubbio che mi dovrebbe dire qualcosa. Vedete, mandorle, non mi dà informazioni sul campo, non mi dà né informazioni né niente. Per il suolo, no, per il suolo. Non penso che ci sia bisogno per il suolo perché. Allora facciamo gli ultimi due giri. Tanto qua ormai abbiamo iniziato, finiamo. Non è questo il problema. Buon materiale, non abbiamo consumato niente. Cioè, quanto siamo ancora? 1930, neanche 100 litri. Beh, io gliel'ho dato. Poi speriamo che la produzione sia abbastanza ricca questa volta qua. A proposito produzione, dobbiamo andare a dare un'occhiata, vediamo come si è messo con le produzioni. Perché volevo comprare l'imbottiglia, come si chiama lì? La produzione che imbottiglia l'olio, quella roba lì. Ma mi sa proprio che non ce la fo con i soldi, che significa che mi vado a vendere l'olio che ho. Sarebbe quello di girasoli? Mi ricordo, se mi è rimasto girasoli o colza, uno dei due l'ho venduto. L'altro lo andiamo a vendere. Adesso vediamo il prezzo. Finisco qui. Ma è qui. Ho l'ultimo giro. Qui. Beh, potevo passare anche di qua. Ok, allora questo lo portiamo. Dopo magari registrerò dei percorsi anche per questa roba qua, i parcheggi. Adesso i parcheggi finalmente li posso andare a registrare, visto che non vado a toccare più niente. Già che mi sono spariti gli altri due parcheggi che avevo registrato inizialmente, e per fortuna che erano solo due, sono spariti. Ma quelli erano due, ma mettiamo il caso che li registravo tutti. Succedeva a fine mondo. Allora, l'erba la metteremo anche qui. Qui lascio. Devo vedere. No, secondo me faccio l'altro. Faccio gli altri due e qua faccio girasoli. O no, faccio l'erba qua e girasoli in quegli altri due. Ok, deciso. Tanto ancora mezzogiorno, ce la possiamo fare. Per fortuna che ho l'aiutante, almeno quello lavora. Cercasi aiutante disperatamente. Ui. Qui laviamo il tractor. Ok, allora questo lo torno a mettere per adesso qui. Tanto non mi serve per altro. Mettiamolo qua, poi si vede, dai. Ok. Trattore non mi serve più. Qua la roba si compra? O si deve rifornire e basta? No, si deve riempire. Porca trota. Che dovevo guardare che non mi ricordo più? Ah, l'olio, le produzioni. Qui.
Questa bisogna rifornirla. Dobbiamo rifornire un po' tutto, va bene, ok. Allora, intanto vediamo cosa ho qua. Frumento 56, colza 35, girasoli 17, orzo mais e semi di soia. Frumento, qua per farmi i semi cosa vuole? Ah, cavolata che glielo devo buttare da sopra. Allora, questo vuole... perché non me lo fa vedere da qua? Vabbè, ci vado da qui. Tanto, la produzione ci dovevo andare, ci vado da qui. Dov'è? Qua. Allora, il Fertimaster vuole concime digestato e mi fa fertilizzante. Invece questo vuole orzo e liquame. Non ho l'uno né l'altro. Ho le mie mucche che piano piano stanno facendo un po' di tutto. Vediamo. Acqua, latte, paglia. E quello che tirano fuori dove lo vedo? Latte poco. Mi sa che mi devo recare proprio lì. Comunque orzo e liquame. L'altro cosa vuole? Concime digestato, non ne ho di sicuro. Allora andiamo sul... questo? Boh. Vabbè, adesso là darò il rullo, adesso ci passiamo con il rullo veloce. Andiamo un attimo qua a vedere. Ciao Mucamu. Allora, liquame a 16.000, e già questo va bene. E... concime? No, come lo dice qua? Me lo dice di qua. Ops, un momento, entro dentro. Concime c'è, liquame c'è, già i nostri semi li potremmo andare a creare. L'unica cosa che ci manca purtroppo è il digestato. Qua come siamo messi? Qua ci vuole roba. Qua ci vuole la roba. Ma non è un problema per adesso. Devo creare dei parcheggi per tutti questi. Un po' di ordine ci deve essere. Allora prendiamo il rullo che dobbiamo rullare l'erba. Dobbiamo rullare l'erba. Detta così non è stata il massimo. Allora. E per risparmiare qualche soldo me lo faccio io. Ok. Mi metto qui piano piano e mi passo il rullo sul campo. Dopo magari vedrò come si è messi a fertilizzante, se ne ha bisogno ancora o meno, ma per adesso facciamo crescere lì. Perché non l'ha seminato? Lì non l'ha fatto. Probabilmente in una di quelle volte che si è bloccato, l'ho messo io sul punto sbagliato. Vabbè, ma ci posso tornare sempre con la seminatrice. Anche dopo non è un problema.
Beh, allora, mentre io qua mi passo il rullo con tranquillità, vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui sulla Coronella. Se non ve lo volete perdere e vi volete iscrivere al canale, iscrivetevi. Io vi saluto. Ciao!